Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello». Dio ci guarda così, non vede in noi degli sbagli irrimediabili, ma vede dei figli che sbagliano. Si cambia l'ottica, non si concentra sugli sbagli, ma sui figli che sbagliano. Dio distingue sempre la persona dai suoi errori, salva sempre la persona, crede sempre nella persona ed è sempre pronto a perdonare gli errori. Sappiamo che Dio perdona sempre. Che genere di parole utilizziamo? Parole che esprimono attenzione, rispetto, comprensione, vicinanza, compassione, oppure parole che mirano principalmente a farci belli davanti agli altri? E poi parliamo con mitezza o inquiniamo il mondo spargendo veleni, criticando, lamentandoci, alimentando aggressività diffusa? Con la lingua possiamo anche alimentare pregiudizi, alzare barriere, aggredire e perfino distruggere. Con la lingua possiamo distruggere i fratelli. Il pettegolezzo ferisce e la calunnia può essere più tagliente di un coltello. Le parole che usiamo dicono la persona che siamo. A volte però prestiamo poca attenzione alle nostre parole e le usiamo in modo superficiale, ma le parole hanno un peso. Ci permettono di esprimere pensieri e sentimenti, di dare voce alle paure che abbiamo e ai progetti che intendiamo realizzare, di benedire Dio e gli altri,